Bentornati ai primi in diretta. Adesso parliamo un po' di calcio, però della vecchia storia del calcio, un calcio diverso, tornando indietro un po' nel tempo. Il 31 di gennaio di quest'anno ricorre il 50° anniversario di una storica vittoria, quella del Foggia contro l'Inter. Un risultato finale, insomma, che esplose alla fine, 3-2. Ma partiamo da questo filmato per capire un po' anche chi erano i maghi, ovvero gli allenatori di entrambe le squadre. 1965 l'Inter venne sconfitta a Foggia per 3-2, ma poi cominciò a vincere senza fermarsi più. Superò il Milan che aveva 7 lunghezze di vantaggio, totalizzando 28 punti in 15 partite e conquistando lo scudetto. Avete visto il primo gol foggiano di Lazzotti, il raddoppio di Nocera che poi giocò anche con la nazionale. Eccolo. Accorciò le distanze lo spagnolo Peiró dopo uno spunto irresistibile di Corso. Suarez, che domenica farà il suo secondo esordio sulla panchina nerazzurra, riuscì addirittura a pareggiare con questo bel tiro, ma Nocera subito dopo segnò il gol del 3-2 del Foggia. Ecco qui, insomma, queste sono immagini veramente molto molto storiche. Lo chiediamo direttamente a Giovanni Cataleta, giornalista e scrittore in collegamento via Skype con noi. Buongiorno Giovanni, ben trovato ai primi. Buongiorno a voi, buongiorno, buongiorno. Allora, ricordiamo questa sfida e ricordiamo i maghi, gli allenatori del Foggia nel 1965 e dell'Inter per questo risultato, insomma. 3-2, c'era Oronzo, sì. Pugliese, l'allenatore, il mago del Foggia, e poi Herrera per quanto riguarda l'Inter. Raccontaci bene, perché tu sei stato testimone di quella partita, eri piccolo, sì, piccolo, sì. A bordo campo, che cosa accadde? Perché è così importante ricordarlo? Sì, il 31 gennaio del 65 ci fu una partita storica per quanto riguarda il Foggia. Difatti la squadra rossonera vinse per 3-2 contro l'Inter, campione del mondo. Sì. Io ebbi il privilegio di essere tra i convocati di quella partita perché facevo parte della squadra degli allievi del Foggia, si chiamavano allora anche Pulcini. Sì. Fui chiamato a bordo campo a fare il raccattapalle, quindi fu una, per me, un'emozione, per me fu una, grandissima. Fu una emozione, un'emozione grandissima, soprattutto per il risultato finale, che a distanza di 50 anni viene ricordato ancora per la sua, per essere stato un risultato clamoroso. Certo. In quanto il Foggia era al primo anno di Serie A assoluto, quindi era una matricola e si trovò di fronte i blasonati supercampioni, campioni d'Europa e campioni del mondo, quindi fu veramente una partita dalla vittoria di Davide storica, contro Golia. È vero. Adesso ti faccio una sorpresa, Giovanni, perché abbiamo in collegamento telefonico Matteo Pugliese con noi. Buongiorno, il figlio di Oronzo Pugliese, anche egli testimone di questa partita storica, insomma, del Foggia, lo Zaccheria contro l'Inter. Buongiorno Matteo. A Giovanni e a tutti i tifosi foggiani. Ecco, tifosi foggiani che avranno Buongiorno. Una data da festeggiare, insomma. Vogliamo ricordare insieme, ricordatelo insieme anche, potete fare tra di voi, sì. La figura di Oronzo Pugliese, insomma l'allenatore, il mago del Foggia, così come l'ha definito Giovanni Cataleta in uno dei suoi libri. Sì, sì. Ovviamente Matteo potrà ricordare più l'aspetto Matteo, com'era domestico. Il tuo papà? Com'era il tuo papà, un grande allenatore? Ma papà, come è stato descritto, era vulcanico, simpaticissimo, dialettica molto efficace e grande grinta e grande volontà di raggiungere degli obiettivi positivi. È vero, anche in casa era così? Certo. Cercava, insomma, la squadra nella famiglia? Perché molto spesso gli allenatori riflettono un po' anche lo stesso atteggiamento anche in casa aveva naturalmente i valori familiari dell'uomo vero del sud, attaccatissimo alla famiglia d'origine
e naturalmente anche a me e a mia sorella ha trasmesso questi valori molto positivi. Ecco, c'è un allenatore al momento che ricorda un po' anche, non so, il modo di fare, la tattica del tuo papà, di Oronzo Pugliese? Ma all'epoca, negli anni 60, lei immagino dalla voce molto giovane, ma sì. Giovanni ricorderà, negli anni 60 vigeva il calcio all'italiana, quindi la tattica di mio padre rispecchiava un attimo quello che era il calcio dell'epoca, grande attenzione a centrocampo, il Foggia a quel tempo vantava un contropiedista d'eccellenza che era Vittorio Nocera, carissimo a tutti i tifosi foggiani, per cui riusciva concretamente ad ottenere dei risultati proprio sfruttando queste caratteristiche. E le rivede queste caratteristiche, non so, al giorno d'oggi in qualche altro allenatore, le chiedevo, oppure no? È rimasto nella storia. Ma guardi, suo papà. Io diciamo che dopo mio padre a Foggia hanno potuto godere di un periodo molto brillante con Zeman, che negli anni 90, certo, applicava un gioco completamente diverso, come sappiamo, da mio papà. All'epoca il punto di riferimento non era, come molti pensano, Elenio Herrera, perché Elenio Herrera aveva imparato appunto gestendo l'Inter in Italia, aveva imparato da Foni inizialmente e poi da Viani e da Rocco il gioco all'italiana, che era quello che all'epoca produceva, ripeto, degli ottimi risultati. Certo. Giovanni, in quella storica partita, sì, del 65 si incrociarono questi due maghi, no? Pugliese, sì, e Herrera, sì, alimentando poi una rivalità che fu gonfiata dai media, quindi ci fu tanta attesa, sì, tanta aspettativa. Sì, sì. Cosa accadde? Sì. Dopo quella vittoria per 3-2 del Foggia, Oronzo Pugliese fu ufficialmente nominato mago del Sud o mago di Turi. In pratica fu la risposta italiana ad Elenio Herrera. La rivalità, sì, tra i due fu a lungo un tormentone che la stampa cavalcò in continuazione. Entrambi erano di grossa personalità, energici, battaglieri, motivatori di primo ordine. C'erano sorprendenti affinità tra i due, però. Sì, c'erano dei sorprendenti punti in comune tra i due maghi. Anzitutto c'era un aspetto anagrafico. Nacquero, sì, tutti e due nel 1910, a distanza di 5 giorni uno dall'altro. Mm-hmm. Nacque prima Don Oronzo, il 5, a Turi, e dopo 5 giorni nacque Elenio Herrera, a distanza di 12.000 chilometri, perché nacque in Argentina, a Buenos Aires. Entrambi avevano ovviamente come segno zodiacale, avevano lo stesso segno zodiacale, Ariete, quindi forza straordinaria, inventiva. Ma è vero che si accorciavano l'età, come fanno le donne? Cioè che, sì, comunque mentivano, sì, sì, sull'anagrafe? Sì, questi, ma cos'è questa storia? Allora Matteo, dico prima quello che conosco io, poi aggiungi tu. Va particolare. Io diciamo in comune avevano anche questa debolezza, questi due puledri di razza nati tutti e due nel 1910, avevano questa particolare di voler nascondere all'anagrafe qualche anno. Pugliese addirittura aveva dei documenti ufficiali, dei tesserini della federazione, della FIGC e dell'associazione allenatori con date diverse, di retrodatate, cioè anzi di 3 anni, portava addirittura il 1913, quindi per magari, secondo quello che ho potuto capire io, per allungare la carriera all'epoca, perché non c'erano controlli tanto fiscali. Mm. Anche Elenio Herrera allungava, si ringiovaniva all'anagrafe.
Addirittura nel suo caso ci sono stati problemi anche legali, perché Herrera si sposò 3 volte e quindi ci sono stati problemi ereditari con le varie mogli. Pare che ci siano ancora montagne di carte da bollo che, per quanto riguarda le successioni dei vari figli, perché ci sono stati sono stati impugnati queste successioni per anomalie sulle date di nascita. Sì. Quindi addirittura pare che Herrera sia nato addirittura prima del 910, e quindi ci sono ancora in corso battaglie legali sull'eredità. Sì. Mentre Alonso Pugliese si è sposato una sola volta. Si è sposato una sola volta. Lo conferma Matteo. Ebbene, con la signora Adelina. Sì. Con la signora Adelina ha avuto la memoria storica della famiglia. Mia mamma. Perché si accorciava l'età allora, Adelina. Matteo, il tuo papà? Perché? Ma ecco, no, intervengo e termino quanto Giovanni aveva anticipato. Ah, ecco. Diciamo anche che c'era una necessità professionale all'epoca, sia da parte di mio padre che di Elenio Herrera, di tentare di togliere qualche anno alla data anagrafica, perché a 60 anni non si poteva più ottenere il patentino di allenatore, ma si diventava direttori tecnici, per cui era ovvio anche che a livello di necessità professionale la cosa potesse dare una mano per poter continuare ad allenare anche avendo magari 61-62 anni, nella realtà, ma che non venivano dichiarati. Spiegato, va bene. Chi mi vuole parlare invece della visita dell'Inter alla vigilia di questa gara, presso insomma San Giovanni Rotondo, Padre Pio, all'allora Padre Pio, che pronosticò anche il risultato e quello che sarebbe accaduto all'Inter dopo questa disfatta, perché poi comunque l'Inter vinse lo scudetto, lo vogliamo ricordare. Chi dei due vuole ricordare questa visita? Non so, Giovanni? Inizio io per quello che ricordo. Giovanni, certo, ne ha parlato anche nella biografia di papà, e certo. Ne parli Giovanni. Sì, allora alla vigilia della partita, siccome la moglie dell'allora presidente dell'Inter, Angelo Moratti, papà di Massimo Moratti, la signora Erminia, che era devota di Padre Pio, convinse il marito a portare tutta la squadra a visitare Padre Pio. Quindi tutta la squadra andò in delegazione da Padre Pio, che Padre Pio non seguiva tanto il calcio, però diciamolo, era tifoso del Foggia, perché ogni 15 giorni la squadra andava a San Giovanni Rotondo prima delle partite interne, andava a San Giovanni Rotondo, ascoltava la messa celebrata da Padre Pio. Quindi l'Inter andò in visita a Padre Pio e lasciò anche un'offerta al frate. Padre Pio, con il suo tono burbero, prese la busta, ringraziò e disse: ma nonostante voi abbiate fatto questa offerta, perderete domani a Foggia, però vincerete lo scudetto. Questo fu il pronostico che poi si realizzò, di Padre Pio, confermato anche da successivamente da calciatori dell'Inter che erano presenti all'incontro. Certo, questa cosa fa venire i brividi, veramente, anche questo fatto storico. Di particolare c'è da ricordare che ci fu una doppia visita a Padre Pio da parte dei giocatori dell'Inter, perché la domenica mattina scapparono dal ritiro di Foggia, Mazzola e qualche altro giocatore raggiunsero da soli il convento di San Giovanni Rotondo. Sì. E quindi andarono nuovamente da Padre Pio. In quell'occasione non ci furono altri pronostici, ma fu solamente un incontro dal valore spirituale particolare che molti giocatori dell'Inter ricordano, perché era un incontro con un personaggio che 50 anni fa faceva già
sentire i brividi a chi gli parlava. Certo. Questo è quello Ritornando, sì. Questo è quello che è stato tramandato, insomma, poi, no? Dai che è stato racconti. tramandato, ma Certo, dai tra calciatori e non l'altro solo. confermato anche dai calciatori dell'Inter. Quindi non è Infatti, solo una leggenda, sono ci sono anche dei testimoni, filmati, certo. ci sono anche delle foto che Abbiamo fatto vedere confermano. anche, sì, delle foto Sì. che ci hai inviato e grazie per questo, Giovanni. Ritornando alla biografia su Sì. Ronzo Pugliese, non so se Matteo Pugliese è caduta la linea nel frattempo, perché volevo fare una domanda anche a lui. Intanto la ripristiniamo. Ripristiniamo la linea, parlo con te di questa figura, insomma, e hai scritto un libro su Ronzo Pugliese, Il mago di Turi, il salvacalcio di quell'epoca, il grande CT del Foggia, di quegli anni che poi ha dato tanti insegnamenti anche agli allenatori che si sono succeduti, no? Perché rimane una figura storica ed esempio anche dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista calcistico, quindi tecnico Certamente, del termine. È una figura lui sì. accostata. Sì, volevi aggiungere? Perché poi ti faccio la domanda e la faccio anche No, a Matteo Pugliese che è tornato. diciamo che è stato veramente un esempio per quei tempi, è stato veramente un personaggio che anche mediaticamente è stato veramente Forte, notevole. certo. Io penso che se avesse allenato oggi sarebbe stato rubato a destra e a sinistra dalle varie TV, dalle 100 TV di oggi, sarebbe stato Un po' uno come degli ospiti più Mourinho? ambiti per i tanti. Sì, diciamo dal punto di vista mediatico, se andiamo a Carismatico. rapportare il contesto dell'epoca, all'epoca gli allenatori che mediaticamente bucavano il video, come si dice, erano Pugliese, Elenio Herrera, Lidom e Nereo Rocco, erano solamente questi quattro, a cui si aggiunse poi Sì. Manlio Scopigno che allenò il Cagliari e portò alla vittoria del primo scudetto i Sardi. Volevo chiedere a Matteo Pugliese, vabbè, è stato scritto un libro, la biografia del papà. Io prima ho dato del tu, insomma, mi sono permessa perché sento molta, non lo so, giovialità e giovinezza nella voce, nel tono di voce, per cui mi sono permessa di darti del tu, Matteo. Certo, Anche perché il tuo dammi papà è stato pure del allenatore del tu, ci Foggia, sono mancherebbe. foggiana, quindi mi sento molto vicina anche alla tua famiglia, pur essendo comunque di Turi, della provincia di Bari, quindi il tuo papà. E proprio l'accostamento che ha avuto a livello cinematografico con Oronzo Canà, famoso personaggio cult, interpretato dal mitico Lino Banfi, nell'Allenatore del Pallone, che fa parte appunto delle librerie cult, delle cineteche cult dei più stimatori di cinema, insomma, vogliamo dire anche questa cosa e sottolineare, perché poi i film di Lino Banfi di quell'epoca veramente hanno composto una collana mitica. Questo accostamento di Oronzo Pugliese e Oronzo Canà in qualche modo ha inciso nella tua vita? Ti ha dato fastidio oppure ha esaltato ancora di più la figura del tuo papà? Direi proprio di sì, no? Anche perché solo i personaggi molto popolari poi Appunto, vengono certo. ripresi in maniera satirica, come sappiamo. Per cui ha aumentato, secondo me, ha ricordato al grande pubblico la figura di mio papà e ha aumentato la popolarità. Ah, e quindi insomma è una cosa che quando rivedi quel film, ad esempio, ti viene da ridere, sorridi, cioè pensi che ci sia un parallelismo, c'è cioè qualcosa di vero proprio nella personalità, in quel personaggio di Oronzo Canà? Sì, soprattutto nella prima versione, anche perché entrambi, sia Banfi che papà, Sì, erano pugliesi doc, appunto. ed è tuttora Banfi pugliese doc, per cui probabilmente il personaggio è stato valorizzato da questa sintonia tra le due figure. Certo, dal tuo accento si capisce che tu non sei pugliese, leggermente. No, allora Giovanni mi dice che io parlo in giargianese addirittura, Addirittura. ma io sono vivo da 40 anni nel Veneto, non so anch'io esattamente che tipo di flessione abbia, perché tra Roma, Foggia, Siena, 40 anni in Veneto, ho sposato una veneziana, ho 3 figli padovani, due maschi e una signorina. Per cui, Complimenti. come lei dice,
Ma il mio animo rimane del sud, meridionale, con i miei, con i nostri valori familiari. Su questo non devi avere dubbi, mi permetto di darti del tuo. Certo, addio. Certo, lo facciamo entrambi. Giovanni, sei contento di sentire? Quante volte vi sentite? Spesso, tu e Matteo? Sì, ci sentiamo spesso. C'è un bel legame. Oltre a questa origine abbiamo in comune la grande passione per il calcio, quindi certo. Diciamo almeno una volta ogni 15 giorni facciamo anche dei commenti al campionato. Come sta andando allora il Foggia? Matteo, segui il Foggia? Ma sicuramente sì, sta andando bene, è nelle primissime posizioni, per cui io spero, lo dicevo giorni fa anche a Giovanni, che riesca a fare un eccellente campionato e a passare di serie magari. Questo sarebbe auspicabile, lo auguro ai tifosi foggiani e alla città Foggia, che merita un calcio anche più rilevante rispetto a quello attuale. Forza Foggia! Storica anche. Certo, è una squadra blasonata, quindi speriamo bene. Giovanni, tu cosa ne pensi? Sì. Tu che sei un assiduo frequentatore dello stadio. Io che ho l'obbligo di frequenza allo Zaccheria, cosa vuoi che ne pensi? Io sono un super tifoso da sempre, io seguo tutti i giorni quello che accade al Foggia, alla squadra, fa parte della mia vita, e io ogni giorno seguo la mia famiglia, la mia casa, i miei genitori, e c'è un ritaglio anche per il Foggia, quindi tutti i giorni. Oltre a Anna, che saluto, giornalista, insomma, sì. Saluto con tutto il cuore la tua famiglia, c'è il Foggia. E quindi, insomma, gli altri se ne devono fare una ragione. Ecco, è importante. Ma ormai non viene messo in dubbio, questo è un ritaglio della mia vita, come se un giorno uscissi con una scarpa... Sì, è una scarpa no, insomma. Ecco, quindi non è possibile. Il discorso sta in questi termini. Come si evolverà allora il campionato e la storia chiaramente di quest'anno? Ma il campionato quest'anno è in Lega Pro, il Foggia occupa le prime posizioni, anche se non è partito con l'obiettivo di una promozione immediata. Però stiamo avendo un rendimento superiore alle aspettative. E può darsi che il campionato è ancora lungo, adesso siamo al sesto posto, il campionato è ancora lungo e può darsi che ci regali una sorpresa, una coda, un spareggio o quant'altro per poter ritornare quantomeno in Serie B. Non dico tornare ai fasti di un tempo, perché come i tifosi foggiani sanno e i tanti foggiani sparsi nel mondo, il Foggia ha disputato 11 campionati in Serie A e 23 in Serie B, quindi ha un passato di un tutto rispetto, un blasone, certo. Oltre ad aver avuto nelle sue file giocatori di primissimo livello, allenatori bravissimi, oltre al nostro Oronzo Pugliese, ci sono stati allenatori bravissimi e di primissimo livello come Tommaso Maestrelli, Tone Atto, Zeman, Pasquale Marino. Quindi il 31 di gennaio all'attuale De Zerbi. Sì, 31 è l'attuale De Zerbi che si sta comportando bene, sta facendo bene. Si sta comportando molto, molto bene. Bene, sì. Il 31 di gennaio ricorrerà quindi questa data importante, storica del 1965, la vittoria del Foggia sull'Inter. Cosa hai previsto a calendario? Vabbè, anche in casa, sì, Giovanni, previsto... immagino che farai un rito, qualcosa. Sì, il Foggia giocherà... Matteo, non so, in Veneto come festeggerà, come lo ricorderà. Sì, il 31 gennaio è previsto, il Foggia gioca in casa contro il Benevento, che tra l'altro è la capolista del girone C della Lega Pro, quindi è una partita importante. Sì. Però in mattinata è previsto lo scoprimento di una targa allo stadio Zaccheria, che è in ricordo di quella famosa partita, in ricordo anche di Vittorio Nocera, cui è stata dedicata, intitolata la tribuna ovest dello stadio. Sì. Quindi ci sarà questa targa che ricorderà quella partita e anche Vittorio Nocera, che fece due gol determinanti per quella vittoria. Roberta, se mi consenti, volevo ricordare ai tanti tifosi del Foggia che stanno sicuramente all'ascolto. Ci ascolteranno. Sì. Volevo ricordare quella famosa formazione del Foggia.
di quel 31 gennaio 65. Facciamo sia del Foggia che dell'Inter, così capiamo un po' gli schieramenti. Sì, sì. Sì, allora il Foggia giocò con Moschioni, sì. Valadè, Micelli, Bettoni, Rinaldi, Micheli, Favalli, Lazzotti, Nocera, Maioli, Patino, allenatore Oronzo Pugliese. L'Inter giocò con Di Vincenzo, Burnic, Facchetti, Malatrasi, Guarnieri, Picchi, Domenghini, Mazzola, Peirò, Suarez, Corso, allenatore Elenio Herrera. I gol di quella partita che avete fatto vedere furono di Lazzotti e Nocera per il Foggia. Poi ci fu un pareggio con due gol spagnoli dell'Inter di Peirò e Suarez, e poi ci fu a 12 minuti dalla fine il gol liberazione vittoria di Nocera che suggellò quello storico 3-2 con che sancì la vittoria di, come abbiamo detto, di Davide contro Golia, della grinta contro la classe, del calcio operaio contro quello blasonato e strapagato. Sì. Ma soprattutto fu la vittoria del mago di Turi, del mago del sud contro il mago del nord. E c'era la scorza dura, quindi, del meridionale contro? Sì, contro l'eleganza dell'argentino vissuto in Francia, quindi se possiamo anche dirlo, il catenaccio dirlo, contro il pressing, anche. Esatto, è vero. Catenaccio.